Livio Emanueli, della presidente della Fondazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Parliamo di Area Sanremo, un nuovo corso, come è stato detto anche in conferenza stampa, un nuovo corso che parte da dove? Innanzitutto benvenuto. Buongiorno a tutti, è un nuovo corso che ci è stato domandato di percorrere dalla proprietà, da Comune di Sanremo, che è titolare del marchio Area Sanremo. Noi come Orchestra Sinfonica di Sanremo siamo i gestori. Ci hanno chiesto di rimodulare l'evento, un evento con grandi potenzialità, ma forse del quale si era perso un po' il controllo, soprattutto, come diciamo noi, ai confini dell'impero, nel senso che il comune non aveva più così il polso della situazione. Allora è stata fatta una scelta importante, si è deciso per quest'anno di rinunciare al tour, questo non esclude che l'anno prossimo si riprenda con le selezioni sul territorio, e si è deciso anche di intervenire in termini di commissione, ad esempio, quindi l'abbiamo orientata molto di più su artisti e molto meno su persone che potessero essere coinvolti in ambito musicale in altri termini. Stiamo lavorando sodo, io sono stato nominato da un mese, quindi sono in una fase di studio, sto imparando, però in queste poche settimane davvero mi sono reso conto delle enormi potenzialità e credo anche che non sia un meccanismo così complesso da essere ingestibile. Secondo me persone di buon senso, se riuscirò a circondarmi da persone di buon senso, di buona volontà, si fa presto comunque a risistemare la cosa e soprattutto a rendere veramente un gioiello questo tipo di manifestazione. Quello di sicuro, però partendo proprio dal tour, il tour comunque negli anni ha avuto qualche problema, ha avuto qualche criticità, anche perché spostava il focus e spostava l'attenzione su quella che è la città di Sanremo. Spesso il marchio Area Sanremo è forse stato usato, fra virgolette, a sproposito, anche con delle selezioni fatte addirittura in delle scuole di canto, quindi che palesemente potevano favorire determinati ragazzi. Io su questo sono strad'accordo e il nostro sindaco Alberto Biancheri lo è ancora di più, perché è da lui che è arrivato il segnale. Io sono di nomina diretta del sindaco, perché fondazione, non dimentichiamoci, è una fondazione di Comune di Sanremo. Sì, si era spostato il focus da Sanremo alle periferie e probabilmente non dappertutto, ma in alcuni luoghi il modello organizzativo non era all'altezza di quello che Sanremo deve andare a proporre. È per questo che anche in conferenza stampa io ho continuato a sottolineare la necessità di ripensare alle selezioni sul territorio, individuando, ho citato Rai, ma i partner possono essere anche altri, partner solidi, poche tappe, grandi eventi, eventi che coinvolgano i migliori professionisti, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che sicuramente è un valore aggiunto, perché far cantare uno dei migliori ragazzi accompagnato da un'orchestra sinfonica, una delle 12 orchestre sinfoniche riconosciute a livello ministeriale d'Italia, non è poco, e non perdere mai di vista comunque che noi stiamo portando un pezzo di Sanremo in giro per l'Italia. Non si può ragionare in termini personalistici o legare questa manifestazione ad altri micro eventi o micro situazioni che inevitabilmente poi sfuggono anche di mano. Quindi su questo io sarò molto chiaro, cercheremo i migliori, poche tappe di selezione, ma di un livello straordinario. Cioè non è detto che si faranno nelle grandi città, anzi forse strategicamente potrebbe non essere la scelta migliore, ma io vorrei che ci fosse la coda, magari di località minori, che ci chiede venite qua, vi metteremo nelle condizioni ottimali per fare le cose bene. Questa è la mia speranza, ma mi sembra che siamo tutti abbastanza d'accordo. Anche perché comunque il problema del conflitto di interessi comunque si può sempre porre, anche guardando i nomi della commissione, stiamo parlando davvero di musicisti, però c'è un nome che tra l'altro è proprio lo stesso rimasto dallo scorso anno, che è Gianni Testa, produttore, vocal coach, ma che comunque lavora e ha lavorato in diverse scuole di canto. Non potrebbe favorire qualche ragazzo che magari, fra virgolette, ha curato, che è passato sotto la sua ala protettrice magari nel tempo? Come l'Orchestra Sinfonica di Sanremo può garantire anche ed evitare soprattutto questo conflitto di interessi? Vabbè, noi nel merito siamo stati perentori, nel senso che saremmo noi
a monitorare e ci assumeremo noi le responsabilità del caso, nel caso saltasse fuori qualcosa di improprio. Teniamo presente che, di questo mi assumo anche un po' le responsabilità, noi avevamo bisogno di un elemento di continuità rispetto all'anno scorso, abbiamo cambiato l'80% della commissione, dovevamo fare una scelta e mantenere una persona e questa scelta è caduta su di lui. Lui sì, è vero, fa parte di quel mondo, però è anche vero che è un artista, diciamo, poliedrico, ha ballato, è stato nei cori, canta, è stato autore, quindi la scelta è stata fatta in quella direzione. Sappiamo, lo sappiamo che rappresenta un elemento di criticità, io però spero che l'attenzione anche dei media sia rivolta anche a tutto quello che invece siamo riusciti a fare in un mese di lavoro, quasi a mo' di rivoluzione, cioè siamo entrati quasi a gamba tesa rispetto a un sistema che era, si era consolidato in anni, quindi però su quello mi impegnerò in prima persona, ma tutti i membri della commissione sono pronti. Comunque poi Gianni è un ragazzo di buon senso e secondo me non ci saranno problemi. Anche perché comunque un altro dei problemi di Era Sanremo degli altri anni era proprio il numero dei finalisti, perché si è arrivati ad avere delle finali con oltre 140 ragazzi. Ragazzi, io ho avuto modo di partecipare anche, di assistere a delle finali, dei ragazzi che non avevano poi tutte queste capacità vocali e che poi spacciavano il nome di Area Sanremo anche per, fra virgolette, per cercare serate, per cercare contatti. Oggi come si può evitare tutto questo? Beh, diciamo che su quest'anno dovremmo fare di necessità virtù e quindi ci sono alcune leve che abbiamo individuato per gli anni a venire che andremo a toccare. Su quest'anno il fatto che si iscrivano direttamente senza passare da un tour, a mio modo di vedere, ci tutela, perché stanno tutti iscrivendosi in modo diretto, non hanno nessun filtro. È tutta gente che ci crede e che non subisce nemmeno le pressioni di questo o di quell'altro. Io ho la sensazione che quelli, diciamo, meno validi, che però partecipano per pressioni, stiano finendo poi in altri contest. Questa è la mia sensazione. Secondo me, poi solo parlando con la commissione, dopo la prima sessione capiremo quello che è il livello. Davvero però, io sono fiducioso, io sono un ottimista di natura, ma mi sembra che le cose abbiano preso la piega giusta e trovo molto consenso rispetto a questa nuova impostazione del lavoro. Beh, tra l'altro, appunto, va sottolineata la totale gratuità la prima volta, quindi questo lo sottolineiamo e un plauso assolutamente all'organizzazione da questo punto di vista. I ragazzi molto spesso ci scrivono perché non hanno dei referenti veri e propri, ed un problema che hanno notato i ragazzi negli anni è anche la mancanza di vere e proprie convenzioni con hotel, ristoranti, quindi dover effettivamente sostenere delle spese anche molto elevate per il periodo di permanenza a Sanremo. Da questo punto di vista vi state muovendo? Allora, sempre con i tempi legati all'urgenza, su questo stiamo lavorando. Abbiamo la fortuna di avere, adesso parlo un linguaggio un po' tecnico, comunque nel consiglio di amministrazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo la vicepresidente di Confcommercio che si chiama Claudia Lolli, e per queste cose lei sarà molto strategica. È di ieri l'informativa che sono già state stipulate con ristoranti e alberghi delle convenzioni importanti, ma non solo, anche con i negozi nel caso i ragazzi volessero cogliere l'occasione per fare acquisti. Questo è molto molto importante. Per quanto riguarda il supporto che magari i ragazzi potrebbero chiedere a monte, no? Prima ancora di arrivare a Sanremo, stiamo per l'appunto, come detto in conferenza stampa, coinvolgendo scuole, premi, concorsi, affinché sì ci mandino i loro ragazzi, ma garantiscano loro anche un supporto, anche in termini di fase di iscrizione. Perché questo? Perché quest'anno per un ragazzo iscriversi è un po' più complesso che per l'anno passato, perché noi chiediamo tutto online, addirittura la traccia e il brano stesso. Gli anni scorsi erano abituati a portarli all'ultimo momento, questo comportava dal punto di vista della logistica un vero e proprio disastro, quindi è per questo che dico, guardate che se le iscrizioni sono
discrete, direi soddisfacenti, però si iscriveranno tutti all'ultimo momento perché è più complessa la cosa. Quindi questo chiediamo in termini, non è un aiuto di tipo economico, ma è un aiuto dal punto di vista organizzativo che magari da molti ragazzi più inesperti viene apprezzato. Chiediamo anche a premi, concorsi, scuole eccetera eccetera che ci manderanno i ragazzi di aiutarli a realizzare una clip nel caso dovessero far parte di coloro che poi accedono a Sanremo Giovani, e questa è una cosa anche importante perché magari non tutti hanno i mezzi per farlo, magari un premio sì, anche perché per un premio diventa un investimento. Diciamo che un altro aspetto che i ragazzi hanno sottolineato, molto spesso le criticità le hanno espresse a noi, le esprimono comunque a mezzi esterni. Uno sportello indipendente, magari proprio all'interno di Area Sanremo, l'orchestra sinfonica, al quale possono rivolgersi i ragazzi proprio per esprimere anche determinate criticità, ci avete pensato? Allora direi su quest'anno no, però è una bellissima idea, perché in realtà magari per loro non avere questa interfaccia può essere frustrante, no? Alla fine giustamente dicono ma tutto bene, però questa cosa proprio non l'ho compresa, non mi è stata chiara, la prossima volta, perché i ragazzi si possono riscrivere tutti gli anni con lo stesso brano se continua a rimanere inedito o con un altro brano. Andarsene via con l'amaro in bocca non è nell'interesse di nessuno, poi i loro commenti nel bene e nel male per noi diventano preziosissimi, perché tante volte è vero, mancano, noi facciamo una conferenza stampa dove siamo tutti noi, non sarebbe stato male magari averci un partecipante che non ha né il signor nessuno, che comunque animato dalle migliori intenzioni, che magari ci avrebbe potuto dire qualcosa di interessante. No, sicuramente questa, adesso purtroppo i tempi ci consentono di fare lo stretto indispensabile, ma questa cosa aiutateci a tenerla a mente perché è una bellissima cosa. Anche un po' come il voto palese, perché il voto palese noi ci crediamo molto, noi insieme a Rocol portiamo avanti da tempo una battaglia nei confronti del, proprio per sostenere il voto palese. Ci avete mai pensato? Anche perché anche a Sanremo il voto delle giurie è palese. Assolutamente sì, noi addirittura volevamo utilizzare lo streaming proprio durante, trovare la formula anche dal punto di vista giuridico di poter comunque rendere palese tutto il processo legato alle audizioni. È complessa la cosa perché noi abbiamo a che fare con inediti e il festival ci chiede un inedito, no? Però questo ci aiuterebbe proprio anche in termini di polemiche che verrebbero stoppate all'origine, nel senso, e quindi sicuro ci stiamo lavorando e stiamo lavorando proprio anche nell'ottica, indipendentemente da Rai, che a me piacerebbe fosse più presente su Area Sanremo, nell'ottica di rendere televisivo comunque questo spettacolo, che in realtà non può rimanere, perché poi si ha anche la sensazione un po' che rimanga chiuso attorno a quattro mura, cioè il tour non va bene, però anche rimanere chiusi, cioè, insomma, ecco, io passo molte notti a pensare a come migliorare il format, quindi mi fa molto piacere parlare con voi perché siete uno dei tanti interlocutori che mi può dare veramente dei consigli, forse siete i più vicini al popolo, diciamo, di quelli con cui ho a che fare, quindi assolutamente apprezzato il suggerimento. Molto bene, a questo punto ci vediamo a Sanremo e, come detto in conferenza stampa, la speranza che uno dei due ragazzi magari possa comportarsi molto bene poi sul palco dell'Ariston. Assolutamente, io confido anche che non siano solo i due, ma magari anche gli 8, magari anche i 50 finalisti a diventare proprio ambasciatori di Area Sanremo e di Sanremo. Questo io quest'anno, poi vi lascio. Ho cercato di ridurre il budget per quanto riguarda l'organizzazione perché mi sembrava che ci fossero degli sprechi, però ho investito di più degli anni passati sulla commissione, perché si parla di prodotto, e sull'accoglienza. Io non posso regalare il sogno di Sanremo, una Sanremo che i ragazzi comunque vedono in televisione, che non rappresenta la Sanremo di tutti i giorni, e poi accoglierli in un posto non all'altezza. E quindi stiamo stringendo partnership e trovando sponsor per rendere Palafiori degno del palcoscenico che gli si sta offrendo. Quindi sono per investire sul prodotto, quindi tagliare laddove si può, ma investire sul prodotto per rendere la manifestazione più solida, più credibile. E si sa, se si investe sul prodotto poi si attraggono anche risorse. Grazie mille e buona Sanremo. Grazie a voi, buon proseguimento.